Ciao, sono Marco e eccoci tornati qui a assaporare qualche tè insieme. Oggi in particolare che cosa faremo? Ormai avrete notato che con i nostri video abbiamo già coperto molte tipologie di tè, abbiamo spiegato già molto riguardo alla lavorazione delle foglie e a come possono essere infuse. Quindi adesso vorremmo proprio un po' entrare nello specifico del tè, se vogliamo, andando un po' a scoprirne meglio i sapori e quindi andare un po' a bere molto tè. Quindi, quello che facciamo oggi è confrontare due tipologie di tè e vedere appunto da questo confronto cosa possiamo imparare. Ovviamente con il valore aggiunto che stiamo andando a confrontare due cose, quindi quando si provano tè singolarmente, ovviamente si riesce sì comunque a sentire certi sapori, ma è quando le si confronta che si riesce proprio un po' a fare chiarezza su come si sviluppa quel tè e soprattutto si nota molto anche il corpo che può dare alla nostra bevanda. Quindi i due tè che sono coinvolti oggi sono il primo, è questo tè che appunto abbiamo chiamato Jade Oolong, che viene dallo Yunnan. E appunto la sua particolarità è di essere un Oolong a foglia arrotolata e a bassa ossidazione, che è una cosa che spesso si vede appunto sull'isola di Taiwan, quindi cosa ci fa nello Yunnan un prodotto simile? Ebbene, anche nello Yunnan, come abbiamo già magari detto in video precedenti, ci sono comunque delle montagne parecchio alte, dove quindi si riescono ad avere dei climi abbastanza miti e quindi utili a permettere anche ad alcune piante di, diciamo, sviluppare un carattere vegetale molto interessante. Quindi per questo, appunto, anche lì troviamo prodotti di questo tipo come questo Oolong. E per riuscire appunto a capirlo un po' meglio, andiamo a confrontarlo quindi con un Oolong di alta montagna da Taiwan. In questo caso stiamo usando il Chilai, che è uno dei prodotti che abbiamo un po' sempre avuto nella nostra linea e di cui appunto andiamo molto fieri perché è un prodotto davvero molto buono. E ecco appunto, vi ho mostrato un attimo le foglie in modo separato, però se le andiamo a guardare insieme riusciamo già a capire alcune differenze abbastanza grosse tra i due prodotti, ovvero io sono andato comunque a scegliere due tipi di foglia che hanno una bassa ossidazione, però possiamo notare che nel Chilai, oltre alla bassa ossidazione, è stata comunque data un po' di arrostitura, che però non è presente nel Jade Oolong. Nonostante questo, il Jade Oolong ha, diciamo, il vantaggio appunto che è un Oolong che è stato lavorato seguendo i principi che appunto si usano sull'isola di Taiwan, poiché appunto il gruppo di persone che lo produce sono dei contadini che hanno origini da Taiwan e di conseguenza il confronto non sarà così impari, poiché tutti e due hanno comunque subito una lavorazione abbastanza simile, se non per l'arrostitura. Quindi, già abbastanza parole sono state dette, andiamo appunto a assaggiare i nostri tè. Probabilmente appunto faremo una degustazione parziale dove andremo ad assaggiare le infusioni, quelle più diciamo dense di sapori, mentre per le altre appunto andrò avanti poi magari un po' a berne di tè, ma anche per quello non le guardiamo proprio tutte in modo da lasciarvi anche la possibilità a voi a casa di provarli e entrare bene nel vivo dell'esperienza anche un po' con voi stessi. Quindi, allora, come al solito stiamo andando a scaldare i nostri strumenti. Oggi stiamo usando dei Gaiwan della linea Lin's Ceramic. Li stiamo usando perché appunto sono molto capienti, come potete vedere, siamo circa sui 150 millilitri d'acqua e questo ci aiuterà molto con questa tipologia di Oolong che, come anche qui già detto in video precedenti, è una, appunto, sono dei tè che poi si espanderanno molto nel nostro gaiwan o nella nostra teiera e di conseguenza, avendo un buon volume, riusciremo a gestire questa caratteristica. Quindi
Quindi andiamo a mettere le nostre foglie. Sono andato a utilizzare circa 7 grammi e mezzo di ognuno dei due tè. Ok, scaldiamo anche le nostre tazze. Stiamo utilizzando anche queste appunto, diciamo, questi gong dao bei o brocche in vetro, così da poter vedere bene il colore del nostro tè. Quindi vado a togliere l'acqua in eccesso. Ok, e andiamo già a sentire un po' l'aroma di questi nostri tè. Ok, allora, partendo dal Jade Oolong, si ha appunto questo carattere vegetale, come accennavo prima, è qualcosa che si può trovare anche molto sull'isola di Taiwan, quindi dovete immaginarvi qualcosa di vegetale ma molto, molto morbido al contempo, come degli spinaci col burro in sostanza, una cosa simile più o meno. Ed ecco, anche qui, poi già dall'aroma, se diciamo quando vado ad annusare inspiro molto profondamente, si riesce a sentire sul fondo anche una sorta di dolcezza un po' fruttata, che dopo dovremmo ritrovare anche nell'infusione. Ok, mentre dal Cilai si ha un risultato abbastanza diverso per ora, dovuto alla arrostitura, come vi dicevo, poiché si ha appunto prima lo strato di arrostitura sopra le foglie, ma successivamente si riesce comunque a sentire ancora un carattere vegetale. Forse qua la dolcezza arriva un po' meglio rispetto a questo tè ed è un po' più tendente al miele piuttosto che qualcosa di fruttato, però fra poco andremo a scoprirli meglio andando a fare delle infusioni. Ok, quindi iniziamo con la nostra prima infusione, che sarà solo appunto utile ad aprire bene le nostre foglie, e successivamente andiamo a fare delle infusioni più già belle lunghe per iniziare a sfruttare al meglio le nostre foglie, tant'è che appunto inizieremo già con delle infusioni di 20 secondi, quindi andiamo un po' a forzare il nostro tema con l'intento di arrivare subito al risultato di sapori intenso. Ecco, ok. Ecco, questi Gaiwan, come potete vedere, sono davvero molto comodi e versano anche molto bene, perché potete vedere adesso dalle due versate che ho fatto che riesco appunto a far entrare tutto il liquido nel mio Gong Dao Bei, non ho gocce che perdono e altre cose, quindi questi Gaiwan sono davvero comodi anche per versare il tè, oltre che per il volume, il vantaggio del volume che abbiamo già citato prima. Bene, quindi questi già sono un po' i colori del nostro tè, anche se molto molto tenui, quindi appunto ve li ho fatti giusto vedere velocemente perché i colori che ci interesseranno arriveranno fra poco. Ok, e altro dettaglio, ecco, ovviamente ne abbiamo già parlato diverse volte, ma con questa tipologia di Oolong adesso io sto andando a utilizzare un'acqua con una temperatura intorno ai 90 gradi circa, così da avere un risultato, diciamo, dove sì, riusciamo appunto a estrarre tutti i sapori di cui abbiamo bisogno, ma non in modo troppo eccessivo. Comunque con l'alta temperatura non andiamo a rovinare quella parte vegetale che vogliamo ottenere da questi tè. Quindi, come dicevo, circa una ventina di secondi. Ok, vado a versare. Ecco qua, anche qui, come già detto per altri tè, non sto andando a utilizzare un filtro, ma perché le foglie sono già abbastanza grandi, molto raccolte, non ci sono pezzettini in giro e simili, quindi è proprio facile riuscire a versare senza perdere delle foglie. Qui intanto vedete che le foglie appunto si stanno aprendo parecchio e quindi abbiamo il calore sta facendo il suo lavoro. Adesso lo teniamo ancora un po' chiuso il Gaiwan, così da riuscire a controllare ancora meglio
le infusioni successivamente. Ed ecco invece anche il Chilai. Allora, 20 secondi anche per lui e poi andiamo ad assaggiare questa prima infusione. Dopodiché magari andrò un po' avanti con le infusioni e ci rivedremo a qualche infusione più tardi, dove parleremo ancora un po' dei sapori di questo tè. Ok. Ecco qua, quindi come vi dicevo già prima con il rinse, la prima infusione, si può vedere comunque abbastanza bene che i colori sono differenti. Questo è un po' più sul verde, questo invece ha un tono lievemente più ambrato, arancione, se vogliamo. Ok, quindi adesso possiamo andare a testare il nostro prodotto. Anche qui sto andando a utilizzare delle tazzine che sono di un colore panna, quindi diciamo abbastanza chiaro, un po' perché qua io riesco a vedere il colore del tè, averne un responso con sfondo vetro, diciamo. E adesso vado a prendere un responso cromatico anche con uno sfondo invece, sempre molto chiaro, ma comunque non con la trasparenza, così da poter anche osservare, vedere meglio le diverse sfumature che questo tè può dare. Ok, quindi intanto vado a assaggiare il primo tè. Ok, allora, come vi dicevo, quindi qua abbiamo principalmente un'espressione vegetale che appunto non viene da sola, ma anche qui come vegetale innanzitutto dobbiamo specificare che si tratta di magari delle foglie molto grandi, robuste, abbastanza scure, per quello che prima ho usato lo spinacio magari per provare a descriverlo, perché comunque si sta trattando di qualcosa di con una bella carica di polifenoli e un buon equilibrio sulla parte tanninica. Infatti non sento comunque amarezza o stringenza adesso. Questo magari ci riesce anche un po' a raccontare le zone dove comunque viene coltivato questo tè da cui arriva, dove comunque nello Yunnan siamo in una zona abbastanza dove troviamo anche dei climi di dove troviamo anche delle foreste con un clima subtropicale, quindi capite, un vegetale umido intenso. E ecco, la cosa particolare anche qui che appena lo bevi si ha questa sensazione vegetale con anche magari, diciamo, un piccolo accenno quasi metallico, mi viene da dire. Però successivamente, adesso, soprattutto visto che vi sto parlando e quindi sto continuando a ossigenare la mia bocca, emerge un tono quasi di semi tostati, una cosa, un carattere simile, che quindi anche qui arricchisce molto l'esperienza di degustazione. Per ora a livello di corpo si sente ovviamente che abbiamo un'acqua più pesante, però dobbiamo ancora entrare nel vivo di questo tè, quindi magari del corpo ne riparlo un po' più avanti, e anche di quella dolcezza che vi accennavo a livello olfattivo che riuscivo a sentire prima, la rivediamo tra un po', poiché adesso, come vi dicevo, da prima infusione mi comunica molto sulla parte vegetale. Vado ad assaggiare la prima infusione del Chilai. Ok, allora, qui siamo appunto in una con una declinazione un po' diversa, poiché c'è comunque una parte vegetale che però non arriva, diciamo, provando a descriverla, non viene da utilizzare un paragone proprio con delle foglie o con una verdura, ma si sente quasi una caratteristica oleosa da parte di questo tè, che quindi fa pensare un po' a, appunto, viene in mente un olio naturale ma ricavato comunque da qualcosa di vegetale, quindi magari degli oli che arrivano da alcune piante che poi hanno fiori molto profumati o cose di questo tipo. Quindi è un po' un punto di vista diverso, ma c'è comunque quella parte vegetale.
E poi ecco, già qui si riesce a sentire un po', appunto vi ho citato anche dei fiori poco fa perché c'è un accenno già dolce, abbastanza floreale, sembra adesso, con in più quella arrostitura che comunque vi citavo prima e per questo si riesce proprio a sentire che è presente questa arrostitura ma è molto ben fatta poiché non va a coprire gli altri sapori di questo tè, quindi riesco ad avere ben distinte il carattere oleoso, il carattere un po' più dolce e l'arrostitura. Bene, quindi queste sono appunto alcune prime osservazioni su questi due tè. Adesso faccio qualche infusione off camera e ci rivediamo fra poco, così possiamo parlare di questi tè mentre essi sono arrivati al loro apice di intensità di sapori. Rieccoci, abbiamo fatto ancora qualche infusione, adesso siamo arrivati alla quarta infusione. I colori di questi tè non sono cambiati molto, però adesso appunto andiamo a vedere il sapore, lì dovrebbero esserci stati alcuni cambiamenti. Ok, ecco quindi stiamo partendo con il Jade Oolong, che appunto è il prodotto comunque più nuovo che adesso abbiamo. E allora, diciamo che, come vi dicevo prima, dal punto di vista del corpo è cresciuto molto questo tè. Non tanto in, diciamo, pesantezza dell'acqua, cioè la sensazione che dà comunque l'infuso è la stessa di prima, ma si sente proprio che proprio il tè, diciamo, si sente scivolare bene in bocca, una sensazione di questo tipo. Quindi per quello diciamo che è una caratteristica molto piacevole che ci fa notare comunque che il tè possiede una certa carica di sapori e di molecole, soprattutto anche di minerali, che rendono possibile questo effetto. E altra caratteristica di questo tè, come vi dicevo, si ha un po' sempre questa sensazione vegetale all'inizio, ma dopo nel retrogusto nasce proprio una dolcezza che ricorda quella di un frutto un po' esotico, se vogliamo, quindi appunto possiamo pensare magari un po' a un mango ancora non del tutto maturo, diciamo una cosa simile. Ed è, diciamo, questa è un po' l'evoluzione di quel sapore che avevo accennato prima, che sembrava un po' di semi tostati, quindi è un po' un cambiamento dal punto di vista della dolcezza. Quindi ecco, questo è un po' come è evoluto il nostro Jade Oolong e come vi dicevo prima si sente davvero tanto comunque la traccia e la lavorazione tipica di Taiwan. Appunto qua le foglie nel frattempo si sono aperte molto e potete vedere che c'è stato un bello sviluppo, abbiamo comunque abbastanza spazio per poter mettere altra acqua sulle nostre foglie, quindi perfetto la quantità rispetto al Gaiwan. Vado a provare il Chilai. Ecco, qua adesso quel carattere oleoso di cui vi parlavo prima si sente molto meno. Questo perché ovviamente gli oli molto spesso nei tè vengono rilasciati molto in fretta e li si trovano quindi più concentrati nelle prime infusioni, mentre man mano che si va avanti si trovano invece gli altri sapori che può dare il tè. E qui in particolare abbiamo sempre quella specie di, se vogliamo, velo d'arrostitura come prima cosa che sentiamo e capiamo di questo tè. Successivamente vi è la dolcezza che, come vi dicevo prima, qua rimane con un tono un po' più di miele. Appunto in questo tè è stata aiutata la dolcezza e trasformata dall'arrostitura, quindi ha preso questo tono caratteristico. Ma la cosa interessante qui è che dopo, nel retrogusto, si riesce a sentire dapprima un accenno che anche qui è un po', se vogliamo, vegetale, ma con già un tono lievemente legnoso, sempre dato dall'effetto dell'arrostitura. Ma se vado proprio ad aspettare un attimo, riesco a sentire una dolcezza nel retrogusto che è abbastanza simile a quella che ho trovato nel Jade Oolong.
Quindi dopo tutto il processo ci sono diversi sapori da dover passare prima di arrivare a questo tipo di dolcezza, però qui c'è un elemento che questi due tè possono avere un po' in comune. E quindi è abbastanza interessante riuscire a confrontarli e sentire in entrambi questa caratteristica. Quindi direi che è stato detto abbastanza su questi tè. Come sempre vi invitiamo anche a provarli da voi, poiché comunque la mia esperienza di degustazione sarà sicuramente diversa dalla vostra, e di conseguenza la scoperta del tè è sempre qualcosa di nuovo e interessante. Quindi se avete anzi poi dei commenti o delle opinioni a riguardo, potete anche lasciarle sotto il video e se ne può discutere. Quindi ci vediamo alla prossima degustazione e io adesso andrò avanti a bermi ancora un po' questi tè. Ciao!